buon pomeriggio a tutti. Con questa presentazione intendo dare un breve inquadramento della vicenda umana e professionale del professor Ciro Ravenna, che come vedremo è stato la prima vittima delle leggi razziali fasciste all'Università di Pisa, chiaramente. Ciro Ravenna nasce il 13 novembre 1878 a Ferrara ed è figlio di genitori entrambi ebrei, Pacifico Clemente Ravenna e Clelia Nunes Weiss. Ha tre fratelli, Bianca, Giorgio e Mario Ravenna. Si diploma in farmacia all'Università di Ferrara nel 1901, dopodiché si sposta a Bologna e nel 1903 consegue il titolo di dottore in chimica, discutendo una tesi sulla ricerca dell'aldeite formica nelle piante clorofilliane. Il suo relatore è un allievo del prestigioso chimico dell'epoca chiamato Giacomo Luigi Ciamiciano. Fin da questo lavoro di tesi, Ravenna intraprende l'indagine sulla presenza e sul ruolo delle sostanze organiche all'interno dei vegetali. Non appena laureato, Ravenna diventa assistente presso l'Istituto Superiore Agrario di Bologna e pochi anni dopo, nel 1906, diventa docente di chimica agraria sotto la responsabilità e la sorveglianza del professor Ciamiciano. Giacomo Ciamiciano è uno dei principali chimici italiani dell'epoca e il fondatore di una prestigiosa scuola di chimica a Bologna. Uno dei suoi principali interessi di ricerca è la fisiologia vegetale. Ravenna diventa ben presto uno dei principali collaboratori di Ciamiciano, e i due pubblicano insieme innumerevoli lavori, tra cui queste memorie inviate alla Reale Accademia dei Licei, di cui Ciamiciano è membro. Un lavoro particolarmente importante di questo periodo si intitola Sul significato biologico degli alcaloidi nelle piante e vorrei adesso analizzarlo, anche se molto brevemente. In quest'opera gli autori partono dalla constatazione del fatto che molte sostanze organiche possono essere prodotte in laboratorio, però richiedono l'utilizzo di reattive ad alta energia e temperature molto elevate. D'altra parte, le piante riescono a produrre le stesse sostanze in una maniera che noi non conosciamo, quantomeno nei dettagli, ma sicuramente è più fisiologica, per così dire. Per analizzare questo problema, Ciamiciano e Ravenna inventano un nuovo metodo sperimentale che prevede l'inoculazione nelle piante di sostanze organiche allo stato puro oppure in soluzione. Dopodiché aspettare qualche tempo, estirpare le piante, macinarle, convertirle in poltiglia ed andare a ricercare in vari chili di sostanza le piccole quantità della materia introdotta oppure i prodotti della trasformazione della materia stessa. E questi sono esperimenti piuttosto complessi per le tecnologie disponibili all'epoca. Qui vediamo alcuni esempi dei risultati ottenuti da Ciamiciano e da Ravenna. Ad esempio, vediamo che gli studiosi introducono nelle piante 2 grammi di varie sostanze, di vari alcaloidi, oppure sostanze strutturalmente affine agli alcaloidi, e vanno a ricercarle poi in questi chili di poltiglia. Vedono, ad esempio, che la morfina non viene degradata totalmente, quindi non si ritrova più in questo materiale, mentre la codeina, pur essendo strutturalmente simile, viene ritrovata in buona parte, quindi non è degradata dalle piante. Chiaramente gli autori sono particolarmente interessati alle piante che in natura producono alcaloidi, come il tabacco che produce la nicotina, e fanno varie osservazioni su queste piante. Ad esempio vedono che inoculando in queste piante sostanze azotate la produzione di alcaloidi incrementa, oppure che il glucosio oppure la semplice incisione della pianta fanno aumentare la produzione di nicotina nel tabacco. E gli autori si chiedono anche quale può essere la funzione degli alcaloidi e di altre sostanze strutturalmente complesse, quindi difficili verosimilmente sintetizzare anche per le piante, sostanze che sono apparentemente accessorie. La fine regolazione della sintesi di queste sostanze conduce gli autori ad ipotizzare che esse non siano sostanze di scarto, bensì esercitano una funzione simile a quella degli ormoni negli animali, anche perché, come abbiamo detto sopra, l'incisione della pianta induce nella pianta stessa una risposta che consiste nell'aumento della produzione di nicotina.
Gli autori giungono quindi a formulare l'ipotesi suggestiva che è qui riportata. Se nelle piante l'organizzazione non è così differenziata come negli animali, le piante suppliscono tutto ciò con un chimismo a sé perfetto. La coscienza delle piante è una coscienza chimica. Oltre a queste ricerche, Ravenna ne sviluppa indipendentemente altre e riscuote particolare successo la ricerca in cui egli identifica nell'acido cianidrio il primo prodotto della sintesi degli amminoacidi. In virtù della sua attività di ricerca, nel 1910 viene giudicato idoneo a esercitare libera docenza in chimica agraria all'Università di Bologna. Pochi anni più tardi pubblica il primo dei suoi manuali, il manuale di analisi chimica, agraria e bromatologica. Scoppia la guerra e Ravenna, pur essendo stato precedentemente riformato dal servizio militare, decide di arruolarsi nel corpo dei farmacisti. Al termine della guerra è diventato primo capitano chimico farmacista nella riserva. Torna quindi a Bologna, dove rimane per 2 anni, per poi essere trasferito a Portici, presso Napoli, come direttore di un istituto agrario. E vi resta fino al 1923. Durante questi anni prosegue le ricerche avviate nel periodo bolognese, proseguendo anche la collaborazione con Cimician, fino alla morte di questi nel 1922. 1923 arriva a Pisa, perché vince il concorso per la cattedra di chimica agraria all'Università di Pisa. L'anno successivo diventa professore ordinario e direttore della scuola agraria pisana. Infine, nel 1935, quando la scuola agraria viene trasformata in facoltà di agraria, diventa preside di questa istituzione. Questi sono anni di riconoscimenti pubblici, ad esempio nel 1931 viene insignito della Croce di Cavaliere della Corona d'Italia, e viene designato a tenere il discorso inaugurale per l'anno accademico 1931-32. Lo intitola, in accordo con lo spirito del tempo, da Giusto Liebig alla battaglia del grano. La sua attività di ricerca in questi anni è relativamente limitata, però prosegue ricerca avviata a Bologna anni prima. Tuttavia, durante questi anni pubblica 2 manuali che riscuotono un certo successo, Chimica vegetale nel 1928 e la Chimica agraria nel 1936. E, analizzando brevemente le prefazioni di questi testi, possiamo comprendere lo spirito che anima Ravenna nella loro stesura. E la Chimica vegetale si propone uno scopo eminentemente didattico. Ravenna dice che si rivolge in primo luogo ai suoi studenti e si prefigge di fornire loro un materiale di valore su cui studiare. Con il testo Chimica agraria arriviamo ad un'opera di volgarizzazione, come dice Ravenna, in termini più moderni, di divulgazione scientifica. Questa è una foto di Ravenna durante gli anni pisani. Vediamo una persona di una 50ina d'anni di cui in realtà sappiamo abbastanza poco. Abbiamo parlato molto durante questa mattinata della dimensione umana di queste persone. In realtà non sappiamo pressoché nulla da questo punto di vista di Ravenna. Lo possiamo immaginare un po' come Bulgakov descrive il professor Persikov nel suo racconto Le uova fatali, cioè come uno studioso completamente assorto nelle proprie ricerche, senza affetti familiari, Ravenna infatti non è sposato e tantomeno ha figli, e costretto a venire ad interfacciarsi con la realtà di un totalitarismo che intende interferire in maniera sempre più pesante con l'attività accademica. Il primo passo nel 1925 è l'imposizione di fare il saluto fascista anche all'interno dell'università. Nel 1931 i docenti universitari devono pronunciare un giuramento di fedeltà al regime. E qui vediamo in questa scheda personale di Ravenna che nello stesso 1931 si iscrive all'Associazione Fascista della Scuola e quindi al Partito Nazionale Fascista nel 1932. E Ravenna risulta anche abbonato sostenitore del giornale pisano L'Idea Fascista. Come ho già detto, non sappiamo in che misura questi atti rispecchiassero una fedeltà convinta al regime, quanto piuttosto un tentativo di venire a patti con la realtà del
fascismo, alla necessità di mantenere comunque un ruolo pubblico come quello che Ravenna rivestiva. E giungiamo quindi al periodo delle leggi razziali. Innanzitutto, come abbiamo già ricordato più volte questa mattina, Ravenna, così come gli altri docenti, viene obbligato a compilare una scheda personale in cui ammette di appartenere alla cosiddetta razza ebraica, di avere genitori ebrei, di essere iscritto alla comunità ebraica e anche di professare la religione ebraica, quindi non rinnega le proprie origini. E in seguito alla promulgazione delle leggi razziali viene estromesso dall'insegnamento universitario e, come dicevo prima, è la prima vittima delle leggi razziali. Infatti, appena 5 giorni dopo la firma da parte del re delle leggi razziali, viene deposto dalla carica di presidente della facoltà di agraria. Tuttavia, un rettore di facoltà non può semplicemente abbandonare la propria carica, deve consegnare le chiavi del proprio istituto. E qui giungiamo ad un episodio quasi ridicolo, per cui il rettore invia a Ciro Ravenna una missiva con cui gli spiega le regole del cerimoniale della consegna delle chiavi. Ravenna non si presta a questa pantomima e delega il segretario amministrativo dell'Ateneo a consegnare le chiavi in sua vece, esprimendo il desiderio che tutto venisse ben sistemato per non avere responsabilità che non sono evidentemente in condizione di poter assumere. Quindi qui vediamo un tono quasi di prostrazione, di rassegnazione, più che di indignazione. E il nome di Ravenna non viene citato nei discorsi di inaugurazione degli anni accademici dal 38 in poi. Durante l'inaugurazione dell'anno accademico 40-41 si cita però la destinazione a Pisa di Alfredo Quartaroli come sostituto docente di chimica agraria. E nel 1939 intanto Ravenna ha presentato domanda di essere inserito fra le categorie che possono ambire ad una parziale attenuazione delle restrizioni sancite dalle leggi razziali. E questa richiesta viene accettata in virtù della buona condotta, testuali parole, e delle benemerenze in vari ambiti, benemerenze politiche, militari e sociali. Tuttavia si segnala come fattore negativo il fatto che non fosse sposato e la mancanza di prole. E in questi anni Ravenna è tornato nella sua città natale, dove resterà dal 38 fino al 1943. E si guadagna di vivere attraverso lezioni private e come insegnante nella scuola ebraica di Ferrara. Collabora anche ad un corso universitario di chimica organizzato dalla comunità ebraica a Milano. E nel frattempo la sua salute si sta ormai deteriorando, ormai ha un viaggio verso i 65 anni e ha bisogno di periodi di cure in montagna, che vediamo certificato per un periodo a Cogne, e al mare. Ci possiamo chiedere a questo punto quale pericolo potesse costituire questo ex docente per le sorti del nazifascismo. Una chiave di lettura secondo me interessante è quella che fornisce Vasily Grossman nel suo capolavoro, il libro Vita e Destino. E Grossman sostiene che stabilisce un interessante parallelismo fra i principi del nazismo e quelli della fisica contemporanea. E così come la fisica contemporanea non si interessava della singola particella e affermava che fosse impossibile e forse anche inutile descrivere, ad esempio, il movimento di un singolo elettrone intorno al nucleo, ma cercava di valutare la distribuzione delle distribuzioni di probabilità e quindi di capire la probabilità, di individuare la regione dello spazio in cui un singolo elettrone aveva la maggiore probabilità di trovarsi, così il nazismo era pervenuto, dice Grossman, all'idea di eliminare interi strati della popolazione sulla base del fatto in quegli strati e sottostrati la probabilità di un'opposizione nascosta o manifesta era maggiore che altrove. Per cui al nazifascismo non interessa tanto chi è Ravenna, in quale condizione di salute è e così via, e dato che Ravenna appartiene ad uno strato in cui la probabilità di trovare degli oppositori è maggiore che altrove.
Per questo motivo Ravenna viene arrestato dalla polizia della Repubblica di Serò il 15 novembre del 1943 e poi condotto nel campo di concentramento di Ossoli presso Modena, in cui negli stessi giorni arriva anche Primo Levi. E qui vediamo come Primo Levi descrive la sua esperienza a Ossoli e il viaggio, viaggio verso il campo di concentramento di Auschwitz. E brevemente Levi dice che al momento del suo arrivo nel campo di Ossoli, a fine gennaio 1944, gli ebrei italiani erano 150, ma entro poche settimane il numero era di volte 600. Tra gli ebrei che arrivano c'è anche Ravenna, come abbiamo visto. Il mattino del 21 febbraio si seppe che l'indomani gli ebrei sarebbero partiti, tutti senza nessuna eccezione, compresi i vecchi. E arriva il giorno fatale del 22 di febbraio, gli ebrei e tutti gli altri prigionieri del campo vengono contati come pezzi, letteralmente, e quindi vengono caricati in vagoni merci, dove sono stipati senza nessun ritegno per loro e quindi avviati verso il campo di Auschwitz. E il viaggio è sicuramente terribile, ora non mi soffermo sulle parole di Primo Levi, che comunque invito tutti a rileggere. Si dice comunque che durante il viaggio soffrono per la sete, per il freddo, per la fame, la fatica, l'insonnia, parla delle notti come incubi senza fine. Alla fine questo viaggio attraverso l'Europa occupata dai nazisti si conclude ad Auschwitz. Gli ebrei vengono fatti scendere da questi carri merci e quindi vengono selezionati in due gruppi. Gli uomini abili, quindi capaci ancora di lavorare, e tutti gli altri. Dice Levi: quello che accade degli altri, delle donne, dei bambini, dei vecchi, noi non potemmo stabilire, né allora né dopo. La notte lì inghiottì, puramente e semplicemente. Ed è in questo modo che si conclude il viaggio del professor Ravenna all'interno di una camera a gas e poi in un forno crematorio, il giorno stesso dell'arrivo ad Auschwitz, il 26 febbraio del 1944. La guerra finisce e all'Università di Pisa qualcuno si ricorda del professor Ravenna. Ad esempio il nuovo rettore dell'Università di Pisa, Augusto Mancini, nel discorso inaugurale dell'anno accademico 1945-46, si augura di rivedere presto fra noi, con titolo di onore, vari docenti, tra cui Ciro Ravenna. E nei documenti del dopoguerra compare anche un tragico fraintendimento, se vogliamo. Ciro Ravenna infatti viene eletto presidente negli Stati Uniti. Questo equivoco viene dissipato da un documento del Comune di Ferrara in cui si dichiara appunto che il professor Ciro Ravenna, insieme con i suoi familiari peraltro, sono stati deportati in Germania e appunto sono scomparsi. Il Comune di Pisa decide a questo punto di intitolare una strada a Ciro Ravenna. E tuttavia più che questo omaggio, noi pensiamo che il professor Ferrara sarebbe stato felice ed orgoglioso dell'attività di docenza e di ricerca portata avanti presso la Facoltà di Agraria e l'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Sant'Anna e i suoi allievi continuatori. A questo proposito cedo la parola al professor Bonari per un commento. Grazie per l'attenzione. Bene, scusate la voce, ma le mie corde vocali hanno qualche problema. Io vorrei prima di tutto ringraziare Aimo, credo anche a nome di tutti voi, perché quando io mi sono reso conto del lavoro che aveva fatto, mi sono anche domandato, dico, ma dove l'ha trovate tutte queste notizie che soprattutto richiamano un periodo della vita scientifica della facoltà da cui anche io provengo, che era più mirata a risolvere altri ritribiti problemi piuttosto che quelli di come funzionavano le piante.
Era, lo ricordo un po' a tutti, il periodo delle bonifiche, era il periodo della battaglia del grano, quindi molti delle professori, dei ricercatori, allora non si chiamavano così, di quella facoltà erano stati impegnati in operazioni, mettete, più pratiche, più attive fuori dai laboratori di chimica. Non sono io poi la persona più adatta per parlare di Ciro Ravenna studioso. Ho trovato però dei riferimenti di colleghi tipo il professor Cervellati di Bologna, chimico che non ha difficoltà a definire il duo Cimiciano Ravenna come coloro che hanno dato vita praticamente a tutto quello che oggi noi chiamiamo biotecnologie più o meno applicate. Ma non voglio rubare oltre tempo se non con due episodi. Il primo, sono ancora qui che mi domando perché. Io sono un allievo del professor Farilli, che è stato poi per tanti anni preside della stessa facoltà e rettore per un paio di mandati. E quando io facevo la tesi con lui mi parlava di Ravenna, con il quale lui si era laureato. Sono andato a ricercare nella bibliografia di Favilli il titolo della tesi con cui Favilli si era laureato. È lo stesso, identico titolo con cui 40 anni prima si era laureato Ravenna. Quindi evidentemente si è portato dietro per tutto tutti gli anni in cui ha studiato attivamente di più, si è portato dietro l'idea di scoprire com'è che funzionavano alcune cose all'interno delle piante, aggiungendo sempre piante che facevano fotosintesi clorofilliana. Anche questo è una specifica di poco conto per chi non è del ramo, ma per noi lo è. Beh, chiudo con una considerazione squisitamente personale. Mi ha colpito in tutto quello che ha scritto Ravenna, soprattutto la parte, diciamo, pisana di quello che ha scritto. Si tratta, come ci diceva prima Alberto Aimo, di una serie di volumi. L'ultimo, che è uscito nel 1936, aveva la pretesa, e lui l'ha messo in luce parlando, se ci avete fatto caso, aveva la pretesa, e nella prefazione lo riporta, di essere un libro, tra virgolette, divulgativo. Addirittura rammenta l'idea che potesse essere un libro letto dagli agricoltori, letto dai contadini in qualche modo. Beh, vi dico sinceramente la verità, io ho provato a leggerlo e mi sono domandato dove viveva quest'uomo nel suo cervello, perché presupponeva, lui lo dice a un certo punto all'inizio, dice che vuole far capire la chimica a chi non l'ha studiata per niente. Beh, oggi credo che ce ne sarebbero tanti che stenterebbero a capire quel libro dopo aver studiato la chimica. Quindi di divulgativo, in senso proprio di portarlo alla attenzione degli agricoltori, questo non c'è. È stato indubbiamente un grande uomo. La considerazione che io mi sono fatto queste settimane, dopo aver accettato un invito da parte di Endine a essere qui con voi, non gli è bastato aver manifestato di essere fascista in tutti i modi. Guardate che se si riguarda il comportamento di Ravenna in tempi ancora ben lontani dalle leggi razziali, si vede che non aveva negato nulla all'essere in quel momento, diciamo, iscritto al partito fascista. Versava un obolo a quel giornale che non mi ricordo come si chiama, ma che prevedeva il sostegno dei singoli privati,
La situazione, come ci è stata rappresentata, non gli servì assolutamente a salvarlo minimamente. È stato un grande docente per quella facoltà e credo che meriti il ricordo che noi oggi abbiamo sentito tratteggiato da Aimo nel migliore dei modi. Grazie.